Buon 2015, sì, sono tornata con un nuovo video, sono ancora viva, stiamo combattendo ancora l'influenza, per questo che non ci avete visto, non ci avete più visto praticamente dagli ultimi vlog che ho fatto. Adesso ho Ale che purtroppo ha la bronchite, quindi è sotto antibiotico e adesso è qui con me che mangia biscotti e niente. Spero abbiate passato un buon Natale, spero abbiate passato una buona fine dell'anno, un buon inizio. Insomma, tanti auguri, buon 2015, anche se ormai siamo a febbraio. E niente, sono tornata con un nuovo video e questo sarà il video dei prodotti finiti, quindi mettetevi comode perché come vedete ho un borsone allucinante di cose, quindi non so se dividerò magari il video in due pezzi perché veramente sono tantissime cose, tantissimi prodotti. Parto subito, quindi bando alle ciance. Il primo prodotto che vi faccio vedere è questo struccante waterproof di Garnier all'estratto d'uva purificante per pelli normali e miste. Non mi è piaciuto tantissimo, a parte che è un flaconcino da 125 ml, quindi dura pochissimo. Non mi è piaciuto, non ha un buon inci perché ha siliconi e cose del genere, ma questo non è rilevante. Mi lasciava tanto la palpebra oleosa e mi sono usciti anche dei granetti di miglio, quindi non granetti, dei grani di miglio, e quindi assolutamente non lo ricomprerò. Il prezzo purtroppo non me lo ricordo perché, come avete visto dalla borsa, ho tantissimi prodotti, quindi i prezzi purtroppo non me li ricordo. Il prossimo prodotto sono queste questo spray asciugasmalto di Essence che, come potete vedere, ne ho finiti due flaconcini. Mi è piaciuto davvero tanto. Problema, l'unica pecca che ha è che sono solo 50 ml, quindi durerà per, fate conto, una decina di applicazioni. Credo che ovviamente lo riacquisterò perché mi è piaciuto moltissimo. Prodotto di Alessandro, ho finito questo bagno schiuma senza lacrime della Kiko che ho trovato in un giornale una volta. È un flaconcino da 200 ml, è una formula senza parabeni, no lacrime, con calendula. Mi è piaciuto abbastanza, anche se non lo riacquisterò. L'odore non è proprio dei migliori, però insomma. Altri prodottini di Alessandro sono queste salviettine che io trovo al Prix della Baby Sensitive. Sono delle salviettine senza alcol, parabeni, PEG, SLS o formaldeide e mi piacciono tantissimo. Hanno un profumo molto delicato, aiutano contro gli arrossamenti, insomma io le riacquisto più e più volte, infatti devo averne anche un'altra confezione dentro la borsa. Ve le straconsiglio. Prima utilizzavo quella e la camomilla della Pampers, però ho guardato un attimino l'inci e non è assolutamente buono, quindi sono passata a questo. Poi è un prodotto italiano di facile reperibilità, quindi ve le straconsiglio. Altro prodotto finito è il mio Dove Go Fresh al cetriolo e tè verde, mi sembra sia. Questo è l'unico deodorante, anche se non ha un buon inci, con cui mi trovo davvero davvero bene, che compro, ricompro e straricompro. È l'unico tra l'altro di Dove che mi fa sentire fresca, asciutta e mi lascia una buona profumazione. Altro deodorante, beh sì, ci vuole. Altro deodorante è questo di Lidl, Natural Mineral, 48 ore, antiperspirant, zero alcol. Anche questo mi è piaciuto, ha una buona profumazione, però non mi è piaciuto tanto quanto il Dove, quindi non so se lo riacquisterò. Questo invece è un altro deodorante, è della Roc, il Cheops, che Manuel utilizza da anni, anni, anni. Lui si trova benissimo, io ho provato anch'io ad utilizzarlo. Con dei regolatori attivi, rispetto della pelle, senza profumo, è un buon deodorante, anche se costa mi pare sugli 11,50 euro, quindi non è proprio così economico. Di make up ho finito, anche se purtroppo non sembra perché è rimasto un sacco di prodotto attaccato alle pareti del flaconcino, è il Revlon Color Stay
appunto della Revlon. È un fondotinta ad altissima coprenza che mi piaceva tantissimo, però come sapete sto cercando di passare almeno per tutti i giorni al trucco minerale. Questo mi è piaciuto tanto, ha una buona resistenza, una buona durata, una buonissima coprenza, e il mio era il 150 buff. L'unica pecca a parte, vabbè, un po' l'odore, come vedete è finito un po' l'odore, è che non ha un erogatore, quindi bisogna spatazzarlo nella mano per riuscire a metterlo e ne esce una quintalata e mezza. Comunque è un fondotinta che mi è piaciuto tantissimo, se riuscirò a trovarlo magari per quando voglio un trucco più resistente, più coprente, lo riacquisterò. Altro prodotto, il gel nails at home, il cleanser, che io utilizzo per la ricostruzione unghie quando devo sgrassare, mi è piaciuto tantissimo. Il costo è basso, è un prodotto molto economico, e sono 120 ml, questo sicuramente lo riacquisterò, anzi l'ho già riacquistato. Ho inserito anche dei prodottini per la casa che ho finito, perché ve ne devo assolutamente parlare. Allora, il primo è questo profumo per ambienti della Glad, che purtroppo, miseriaccia, purtroppo era una limited edition, era stupefacente. La profumazione cuore di mora era meraviglioso, ragazze. Io spero che lo rimettano in qualche modo, lo ripropongano, perché era veramente una cosa eccezionale. Glad, vi prego, rimettetelo. Altro prodotto finito, con mio estremo rammarico, questo è un lutto, ragazze, è questo profumo per il diffusore della Lambergier Terre Masai. Ve ne ho già parlato, mi sembra, in un vlog. Io questo profumo lo adoro, e ovviamente, come è ovvio, Lambergier questa profumazione non la fa più. Ma perché? Cioè, io sono riuscita a trovarla su eBay, ne ho acquistati infatti due flaconcini, gli unici due che aveva disponibile, ed è una cosa pazzesca. Infatti lo accendo solo in occasioni veramente speciali in cui ho bisogno di darmi un po' di... E la profumazione è Terre Masai, chi l'ha provato sa di cosa sto parlando, insomma. Ecco, se qualcuno sa se per caso Lambergier ha rifatto questo profumo ma gli ha dato un altro nome, vi prego, vi pago, ditemi il nome qui sotto in un commentino, perché veramente, cioè, io questo profumo lo adoro. Altro profumo per la casa, sì, io sono fissata, non fateci caso, è questo sempre della Glad, ed è nella profumazione Relaxing Zen, è quello per il diffusore automatico col sensore. Mi piace tantissimo, lo acquisto da parecchio tempo, e ha questa profumazione che veramente vi rilassa, è buonissimo, mi sa da spa, come buonissimo. Ecco, come vi dicevo, un'altra confezione di salviettine. Ecco, una, due, una, tre. E di sopra ho la quarta che sta finendo. Poi ho finito varie confezioni di dischetti per lo struccaggio. E questi li trovo sempre da Alprix, e costano, mi pare, attorno a un euro. Sono questi qua con della Cotton Sound. Sono dei maxi dischetti. Mi piacciono tanto perché non speluccano, restano belli al suo posto, insomma, anche pieni di struccante, e sono veramente belli grandi, quindi io questi li acquisto e li continuo ad acquistare. Ho finito questi, anzi abbiamo, perché lo utilizza anche Manuel, eccolo. Abbiamo finito questi due shampoo della Sienne. Questo è quello alla provitamina antiforfora, che hanno rifatto la nuova confezione, quello che ha un inci buono, abbastanza accettabile. Questo invece è un altro che vi avevo fatto vedere in qualche video precedente, sempre della Sienne, che però non ha un buon inci, infatti questo mi dava prurito, e dava prurito anche a mano. Invece questo è perfetto, l'ho già riacquistato e penso che continuerò ad acquistarlo. È quello antiforfora. Amore, c'è le tosse! È quello antiforfora per cuoio capelluto secco ed esquamato. Scusatemi se vado via veloce, ma
insomma non voglio tenervi a guardare il video di 250 ore. Altro shampoo finito che mi è piaciuto molto, l'ho acquistato perché avevo visto un video di Carlita dove ne parlava bene. È questo shampoo sempre della Lidl, della linea Sienne, shampoo giorno per giorno con estratto di pesca e papaya. Questo è buonissimo, diciamo che è appunto per tutti i giorni perché dovete lavarvi i capelli tutti i giorni perché non li tiene puliti a lungo. Però per Manuel, appunto, che si deve lavare con il lavoro che fa i capelli tutti i santi giorni, questo è molto delicato e molto buono. Costa, mi sembra, 1 euro e sono 500 ml. L'inci è buonissimo, la profumazione ancora di più. Quindi questo sicuramente lo riacquisterò. Altro shampoo è questo dell'Omia all'olio d'argan. Come sapete, si vede che da un po' che non registro. Come sapete, l'inci è molto buono, è uno shampoo bio dal costo molto basso. Però questo shampoo a me non è piaciuto tantissimo, a parte che la profumazione non mi faceva impazzire, troppo dolce, non mi è piaciuto, insomma, ma anche questo purtroppo non mi teneva i capelli puliti a lungo. Ci ho messo un po' infatti a finirlo, però finalmente siamo arrivati in fondo e non credo che lo riacquisterò. Magari proverò quello, adesso ho la maschera da finire sempre all'olio d'argan. Credo acquisterò quello sempre dell'Omnia all'aloe perché la maschera mi è piaciuta tantissimo e quindi proveremo insomma, questo. Altro prodotto finito sono queste salviettine struccanti della Laura Bauer che io acquisto sempre al Prix e niente da dire, funzionano con latte di mandorla e mi piacciono, insomma io dopo... Dimmi amore. Boh. Io di solito do una prima passata con le salviette struccanti, poi strucco gli occhi con lo struccante waterproof, dopo mi lavo il viso, creme, cremine, cremette, insomma. Dimmi. Coca. Cacao. Babù. Hai mangiato il biscotto? Altro prodotto finito sono queste gocce oculari idratanti delle Humil alla malva e acido ialuronico. Io queste le ho trovate dentro, mi sembra una Nona Box, è un campioncino e mi sono piaciute veramente tanto perché quando utilizzo le lenti a contatto oppure quando sto tanto al computer, quando ho gli occhi arrossati. Queste qui mi aiutano tantissimo, sono fantastiche, quindi credo che le riacquisterò assolutamente. Le ho viste in farmacia, quindi molto molto buone. Altro prodotto finito, questo mega bagno schiuma della Sienne. Acquistato anche questo dopo aver visto un video di Carlita perché ha un buon inci e mi è piaciuto tantissimo. L'unica pecca, se così vogliamo chiamarla, è che dura un'infinità perché... È veramente cioè è una bottiglia da 1 litro e costa 1 euro e qualcosa. La profumazione è buonissima, si chiama Fombat Sweet Orange ed è buonissimo. Credo che quando avrò finito la mia scorta di bagnoschiuma che ho acquistato, questo lo riacquisterò sicuramente. Lascia la pelle profumata e assolutamente non è aggressivo, non mi crea pruriti e quindi buonissimo. Altri prodotti per capelli finiti sono questi due shampoo secchi, shampoo secchi. Uno è della Limited Edition Road Trip di Essence che mi ha fatto veramente schifo. Non è come acqua, come no, neanche perché l'acqua pulisce i capelli. Questo veramente l'unica cosa che dava era un po' di profumo, ma assolutamente non mi puliva i capelli in alcun modo. Quindi bocciatissimo. E l'altro è appunto della Garnier Fructis, sempre shampoo senza risciacquo. Senza acqua, scusate. Non mi è piaciuto assolutamente. Non deterge i capelli assolutamente. La profumazione sì, era a
abbastanza carina, ma mi lasciava tutta la polverina in testa senza però andare ad assorbire il sebo, quindi assolutamente non lo ricomprerò. Altro, ecco cos'è uscito, un altro, arrivo amore, un altro Dove deodorante, quindi vedete che non vi racconto balle, lo riacquisto, eccoli qua, lo riacquisto sempre. Altro shampoo, questo di Manuel, il Clair purificante Pro Nutri 10, che gli ho vietato di acquistare perché ho guardato l'inci ed è spaventoso, però lui lo utilizzava da anni e si è sempre trovato bene, c'è da dire anche questo. Bene, ovviamente, ovviamente mi si è scaricata la batteria e quindi ecco, mi sono messa anche gli occhiali così riesco a vedere quando quel pallino rosso lì scompare. Allora, vi avevo già fatto vedere, ma voi non l'avete visto perché la telecamera non ha registrato, altro bagnoschiuma, questo qui di Sien, sempre quindi della Lidl, al lime. Mi è piaciuto un sacchissimo, la profumazione è veramente buonissima, è adattissimo al periodo estivo e ha un buonissimo inci. Altro punto a suo favore, il prezzo, che è attorno ai 99 centesimi, quindi veramente buono, 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 non irrita la pelle. Dimmi amore, Bau è lì, Bau è lì, Bu, chiamala, chiama Bu. Scusatemi ragazze, ma cioè, o registro così o non registro, quindi prendete come viene sta cosa. E buonissimo, 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 non fa prurito e buonissimo. Basta, per favore. Vedo il fondo, ragazze! Salviettine intime della Laura Baumer, sempre del Prix, buone salviettine intime. Ho finito la mia ennesima All About Matte di Essence. Eccolo qua, finita, non c'è più nulla. Ovviamente la riacquisterò quando avrò finito la miriade di cipria che mi sono fatta minerale. Altro, altre, altri dischetti levatrucco sempre della linea che vi ho fatto vedere prima. Latte detergente acquistato in emergenza di Nivea per tutti i tipi di pelle. Inci, boh, no, non buono, c'ha parabeni e schifezze varie, però l'ho finito. Il profumo mi piace perché mi sa da, non so, da vecchio, no, da vecchio, nel senso, mi ricorda i profumi che la Nivea che utilizzava la nonna, la mamma. Ecco, poi ho finito il Nail Polish Remover di Kiko, l'ho già riacquistato e sto per finire anche quello. Ho finito il mio amato The Giant di Catrice, che purtroppo non sono ancora riuscita a ritrovare, mi è piaciuto tantissimo e se lo ritrovo lo riacquisterò sicuramente, mi è piaciuto veramente tanto tanto tanto, questo l'ho scoperto grazie a Mia. Ho finito la mia Tarte Apple and Pine di Yankee Candle, questa qua. Poi ragazze, passiamo a un po' di dentifrici e qui entriamo nel mio campo, perché come sapete io sono assistente alla poltrona, quindi vi voglio parlare un po' di questi dentifrici. Allora, per chi di voi soffre di problemi alle gengive, quindi gengive irritate che sanguinano e quant'altro, io vi consiglio questo qui, è una mini size della Pro Expert, appunto per le gengive. È molto buono, noi lo consigliamo appunto ai pazienti che hanno problemi di sanguinamento gengivale e ha un buon gusto alla menta, protegge da carie, problemi gengivali, placca, insomma è più che altro per le gengive, non state a leggere tutto quello che c'è scritto. È molto buono, io lo alterno quando ho appunto problemi di gengive sanguinanti al Meridol, che però resta il mio preferito per i problemi appunto gengivali. Questo è sempre un altro campioncino. Ho finito questo, abbiamo finito questo tubetto di Mentadent Maxi Protection Pure White,
che dovrebbe essere ad azione sbiancante, non mi ha fatto impazzire, a parte che vediamo se riesco a farvi vedere, ha dei microgranuli che vanno che insomma non mi piacciono tanto perché vanno a grattare lo smalto, quindi sì, per avere un'azione sbiancante ha questi granuli un po' più grossetti, quindi da non utilizzare tutti i santi giorni per tutta la vita, insomma. Tutti i dentifrici vanno utilizzati per dei brevi periodi perché sennò la bocca si abitua, i batteri della bocca si abituano e quindi non funzionano più. Il mio preferito per quanto riguarda lo sbiancamento dei denti è della gamma, si chiama Original White, lo vedrete quando l'avrò finito e lì vi parlerò bene di questo dentifricio, anche perché molti di voi mi chiedono come faccio ad avere i denti così bianchi. Io non ho mai fatto uno sbiancamento, è solo dentifricio e pulizia, insomma. Top dei top è l'Elmex Sensitive Professional, che hanno appena riformulato. È impazzito per i dentifrici di spazzolini, Alessandro, non so perché. Vi dicevo, per il discorso sensibilità dentinale, questo è il top dei top, ragazze. Noi lo consigliamo sempre. È un prodotto che, se avete sensibilità, scusate, ma mamma chiama mamma, spengo la telecamera, non mi chiama più, se no continua a chiamarmi, io non lo so. Scusatemi di nuovo. Allora, se avete problemi di sensibilità dentinale, prendete un po' di questo prodotto sul dito e lo andate a massaggiare nella parte, appunto, che vi dà più fastidio, poi andate a lavare normalmente i denti e questo vi aiuta tantissimo. Molte mi chiedono la differenza tra questo qui verde, appunto, e quello rosso. Allora, quello rosso è un antiplacca, un anticario per chi appunto ha problemi di cario recettività. Invece questo qua verde è indicato per i problemi di sensibilità, quindi caldo, freddo, sapete, quelle fitte che restate così quando bevete qualcosa di freddo, e è fantastico, insomma. Ultimissimo prodotto, ce l'abbiamo fatta! È questo moncherino qui che è rimasto della mia matita per sopracciglia di Catrice. Io ne ho già un'altra e sta quasi finendo e purtroppo non l'ho ritrovata quando sono andata da Coin per riacquistarla. E quindi spero di ritrovarla perché mi è piaciuta tantissimo. Questa è ancora quella che mi aveva regalato Angelina. Ciao Angelina! E quindi bene, ragazze, abbiamo finito! Yeah! Ce l'ho fatta! Brave, brave, brave! Se siete arrivati in fondo, bravissime! Questi erano tutti i prodotti finiti dell'ultimo periodo, da quando avete visto l'altro video di prodotti finiti ad oggi. Quindi sono un bel po' di cosine, siete state veramente brave ad ascoltarmi, se mi avete ascoltato, ma mi sa che la maggior parte di voi aveva chiuso il video. Perché tra questa marmotta che grida, io che continuo a parlare, ma ecco, basta, il video è finito, spero di riuscire a caricarlo presto, spero di riuscire a registrare presto così non chiacchiererò tutto questo tempo, non vi tedierò con tutte le mie chiacchiere. Ringrazio tantissimo la ragazza che sotto una foto di Instagram mi ha detto: ma non sei più riuscita a perdere peso dopo la gravidanza? Azza! Ma sì, ne ho perso, non l'ho perso tutto, ma potevi dirmelo in un altro modo che sono un'obesa. Già è una cosa che... Grazie comunque per avermi dato quei 10 minuti di gioia. Per fortuna poi ho trovato di meglio da fare, di meglio a cui, dell'altro a cui pensare. Grazie, grazie, grazie. E noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!